È un'Europa che deve essere più integrata sui settori chiave, energia, telecomunicazioni e mercati finanziari. Se non è integrata in quei settori, vincono gli americani e i cinesi. Questo è quello che stiamo oggi vedendo, quindi anche tutto il dibattito sovranismo contro Bruxelles. Qui il tema di fondo è che se non ci si integra in questi campi, gli americani sono integrati, i cinesi sono enormi e tutto sarà americano e cinese. E credo che questo voglia dire puntare sui posti di lavoro, sulla crescita, e soltanto con maggiore integrazione in questi campi che ci si arriva. Questo è l'esito di un viaggio europeo che lei ha affrontato. Il Consiglio europeo mi ha chiesto di scrivere questo rapporto e di incontrare tutti, per cui ho fatto più di 400 incontri, 65 città toccate, e tutti questi incontri mi hanno raccontato una grande speranza che c'è, una voglia di un'Europa più dinamica, però anche tante paure. Le dico che ho incontrato tanti start-upper in Finlandia, come in Irlanda, come in Grecia, tanti che mi hanno detto le stesse cose che dicono in Italia: vorrei andare negli Stati Uniti. E questo tema, vorrei, sogno andare negli Stati Uniti perché lì trovo i finanziamenti, la cultura del rischio che qui non c'è, è un tema totalmente europeo, è un tema che noi dobbiamo superare, altrimenti le cose vanno male. Letta, Salvini ha più volte detto più Italia, meno Europa, però poi ha preteso. Come risponde? Io sono contro a affrontare questi temi in modo sloganistico, bisogna andare molto concreti sulle cose precise, concrete. Penso al caso per esempio dei mercati finanziari. Noi abbiamo 27 mercati finanziari divisi in Europa, piccoli, tutti piccoli. Qual è la sostanza? È che i risparmi degli europei se ne vanno negli Stati Uniti, alimentano l'economia americana, cioè alimentiamo con i nostri risparmi l'economia americana, le imprese americane rafforzate tornano in Europa a comprarsi le nostre imprese europee con i nostri soldi. La frammentazione porta a questo, e secondo me questo è il tema da affrontare, il motivo per il quale più integrazione, un unico mercato finanziario europeo è fondamentale. A fare cosa? L'obiettivo principale è trovare i soldi per finanziare la transizione, perché la transizione verde, giusta e digitale di cui parliamo, se non c'ha i finanziamenti dovuti, sarà un grandissimo problema. E nel mio rapporto faccio una proposta su come finanziarlo. È iniziata la rimonta del centro-sinistra in Italia? Spero di sì. Senta, in casa invece oggi sono partite le firme per il referendum sull'autonomia differenziata, sta avendo un grande successo questo? Penso che sarà un grande successo e sono convinto che non soltanto le firme si raccoglieranno, ma sono convinto anche che sarà una grande battaglia politica e civile per tutto il Paese.